Salve a tutti da Vito Pansella. Rocco Petrone e gli italo-americani, figli della questione meridionale. Voglio fare insieme a voi questa riflessione. Ho fatto appunto questo parallelismo tra gli italo-americani e la questione meridionale perché dobbiamo essere consapevoli che se abbiamo avuto un'emigrazione meridionale, l'abbiamo avuta perché c'è stata nel 1860 l'invasione del sud da parte del Piemonte, che costrinse milioni di meridionali per la prima volta nella loro storia a emigrare. Ogni anno intorno al 20 giugno, quando si celebra la discesa, diciamo, dell'uomo sulla Luna, quindi questo grande evento mondiale, tutti ci ricordiamo di una figura importante che ha contribuito a portare l'uomo, l'essere umano, sulla Luna, Rocco Petrone, The Tiger di Sasso di Castalda. E questo italo-americano, questo figlio, era figlio di due lucani, due persone che vivevano nella nostra terra ed erano state costrette a emigrare dal sud, dalla Lucania, per cercare di dare un futuro migliore al figlio, come milioni di altri conterranei, come milioni di altre persone che dal sud lasciavano le loro terre perché avevano due alternative: o divenire briganti e lottare contro lo Stato che l'aveva invasi, o emigrare e cercare fortuna. Queste persone, quindi, mi affascina l'idea che abbandonavano la loro terra, perché venivano all'improvviso considerati inferiori, quindi considerati sempre arretrati, un sud povero, un sud che non era stato mai ricco, cosa falsa. Il Regno delle Due Sicilie era lo stato preunitario più ricco, prima appunto dell'invasione piemontese e dell'unità d'Italia. Queste persone quindi avevano addosso quel pregiudizio, venivano considerati piemontesi, spesso africani con due F, beduini, cafoni. Quando emigravano negli Stati Uniti, trovavano un paese che comunque aveva pregiudizio verso questi immigrati italiani che andavano lì, poveri, pieni di malattie, a togliere il lavoro a loro, e trovavano un paese che addirittura odiava i neri, li considerava persone di razza inferiore, cosa che ha fatto fino agli anni 70 del Novecento. Quindi, nonostante questi pregiudizi, nonostante le difficoltà che avevano questi immigrati del sud, che erano stati costretti a lasciare la loro terra, molti divennero famosi, molti divennero importanti, come Rocco Petrone. E queste persone che sono diventate famose, il paradosso è che quando sono diventate famose, l'Italia si è reso conto di loro e quindi ha iniziato a chiamarli come italiani, l'italo-americano che ha portato l'uomo sulla Luna. E allora lì, diciamo, il sangue che scorre nelle nostre vene, ci fa ricordare inconsciamente anche a questi italoamericani che loro non sono italiani, ma sono americani figli di meridionali. E quindi balza alla mente la risposta di Bud Spencer, anche se Bud Spencer non era un emigrante, balza la risposta di Rocco Petrone: di dove sei italiano? No, di Sasso di Castalda, lucano. Quindi è come se fosse che il sangue non ha dimenticato quello che era successo a sud. Rocco Petrone sicuramente non sapeva minimamente cosa fosse successo l'invasione piemontese, la questione meridionale, però è come se fosse che il sangue ci fa ricordare a tutti questi italoamericani, così come sono definiti ora, che stanno ancora di prima, seconda, terza generazione negli Stati Uniti d'America, di far ricordare agli stessi di essere venuti da una terra, di essere stati costretti a lasciare una terra meravigliosa, quella del sud, che se non fosse invasa, stata invasa, forse non si emigrava, perché prima non si emigrava. Allo stesso tempo mi fa riflettere un'altra riflessione. Vorrei fare una riflessione con voi. Se Rocco Petrone non avesse lasciato l'Italia, il sud, diciamo, la Lucania, sarebbe diventato famoso? Io penso di no. E quindi andò in un paese dove, grazie soltanto al merito, grazie soltanto ai sacrifici, riuscì a diventare, arrivare così in alto, riuscì a diventare così importante. Forse se fosse rimasto qui al sud non avrebbe avuto le stesse possibilità. E allora ecco perché io voglio fare un saluto a tutti i meridionali in giro per il mondo, ai cosiddetti italoamericani, quindi di prima, seconda, terza generazione. Quando siate fieri del vostro territorio dove sono stati costretti a emigrare i vostri antenati, ma non dimenticatevi che quando emigravano i vostri nonni, i vostri bisnonni, i vostri genitori, non erano considerati normali dall'Italia, erano considerati come cittadini inferiori, cittadini beduini, offendendo poi in questo caso i beduini, erano considerati inferiori e si trovarono con tante difficoltà in un paese nuovo,
facendo sacrifici, oggi voi dovete essere il riscatto anche di quella invasione che abbiamo subito nel 1860. Quindi gli italo-americani, quindi voi siete figli della questione meridionale. Se ci siete voi, purtroppo è perché siamo stati invasi nel 1860. E non si dice questo perché dà fastidio raccontare una triste verità. Qui nessuno vuole mettere qualcosa in discussione, ma vuole semplicemente raccontare una pagina triste della nostra storia. L'unità d'Italia fu fatta in una maniera sbagliata, con un'aggressione, con un'invasione verso uno Stato libero e costringendo milioni di meridionali a emigrare.